La ringrazio, Presidente. Settimana scorsa in Commissione Ambiente si è parlato di Benedetto Marcello e l'espansione della centralina 2A che avrebbe causato l'abbattimento di numerosi alberi. E in questa Commissione si era conclusa con la volontà di rivedere i progetti. Peccato che poche ore fa questi tigli siano stati abbattuti da 2A, nonostante la discussione in corso in Commissione. Quindi, prima di tutto, credo che non sia stata proprio elegante la sequenza di eventi e sarebbe quantomeno istituzionalmente corretto avere un'informativa di questo nei confronti della Commissione Ambiente che stava lavorando per cercare di valutare progetti alternativi. Ma evidentemente la comunicazione o tra 2A e il Comune non è stato il massimo. A maggior ragione, dato che di alberi ce ne sono ancora tanti in questione, come sappiamo i progetti di M4 sono attualmente al vaglio da parte degli uffici, ci saranno diversi avvenimenti ed eventi che stiamo organizzando per cercare di tenere alta l'attenzione e la pressione nei confronti dell'amministrazione. Il primo sarà venerdì 26, questo venerdì un'ispezione parlamentare che faremo con i nostri deputati e senatori sui cantieri di M4 insieme a degli esperti e degli agronomi proprio per vedere in pratica le possibilità tecniche di riduzione degli abbattimenti. Ovviamente, se interessa ad altre forze politiche, sono le benvenute, basta informare della cosa e chiedere informazioni. Un'attività civica invece sarà quella di sabato e domenica, 27 e 28, in cui organizzeremo insieme a diversi comitati un referendum autogestito. Un referendum autogestito per sopperire alla mancanza dell'amministrazione che invece i concittadini della tratta di M4 non hanno ricevuto. Quindi faremo lungo tutta la tratta dei seggi ovviamente gestiti dai cittadini dove chiederemo tre cose. Uno, se hanno ricevuto un'informazione sufficiente da parte dell'amministrazione riguardo alle cantierizzazioni. Due, se ritengano corretto che per la realizzazione di M4 vengano utilizzate delle deroghe Expo, che quindi vanno in deroga alle normali procedure di partecipazione, incluso il Consiglio Comunale e i passaggi nei consigli di zona, e tre, se siano disponibili a rivalutare i progetti di cantierizzazione proprio per ridurre l'impatto sui quartieri e sugli alberi. Queste sono le tre semplici domande che, come comitati e come forze politiche che aderiranno, faremo alla cittadinanza in questi seggi ovviamente non ufficiali che saranno posizionati lungo tutta la tratta di metro 4. Infine, i risultati di questo referendum autogestito verranno dati il 3 luglio in un grande evento, festa, che si chiamerà la Notte degli Alberi in Viale Argonne davanti alla Chiesa Rossa, dove insieme ad esperti ed artisti cercheremo di tenere alta l'attenzione sugli abbattimenti e soprattutto sulle alternative possibili che permettono di fare la metro che noi tutti vogliamo e soprattutto salvare gli alberi. Grazie. Grazie. Per l'ultimo intervento, consigliere Cappato, prego.